Amici di Arte a Modino, oggi vi voglio parlare di un fenomeno sempre più diffuso che giorno dopo giorno sta logorando il patrimonio artistico mondiale. Una vera e propria piaga che lentamente ma inesorabilmente sta consumando i nostri beni culturali. Guardate, siamo di fronte ad un disturbo che, secondo le ultime statistiche, colpisce niente meno che un turista su due. Sto parlando dell'annoso problema del palpeggiamento delle statue. Ogni giorno, da anni, centinaia, migliaia di statue in tutto il mondo vengono palpate da turisti assatanati che si accalcano a frotte su di loro, bramando una toccatina su parti talvolta anche molto sconvenienti, solo per il desiderio di toccare dove hanno toccato tutti e per avere una foto a testimonianza di questo atto increscioso. Ma cos'è che porta a tutto questo? Scaramanzia? Tradizione? Desiderio di emulazione o semplice attrazione feticistica verso solide parti del corpo fuse in lega metallica? Forse tutte queste cose insieme, ma pesa comunque la complicità di molte guide turistiche, si dico a voi, guide che state guardando il video, guide che nei vostri tour invitate a toccare, a strofinare la parte del corpo della statua solo perché si dice possa portare fortuna. In questo video vi mostrerò esempi da tutto il mondo di statue consumate da avidi palpatori di monumenti, argomento quanto mai attuale in questo periodo, in tempi di pandemia, quando dovremmo stare tutti attenti a ciò che tocchiamo, ci disinfettiamo continuamente col gel, evitiamo contatti. E invece, ma iniziamo subito a vedere alcune immagini. Iniziamo con uno degli esempi più noti, la statua di Giulietta a Verona. Lo sappiamo tutti, la tradizione è questa: farsi la foto mentre si tocca la mammella di Giulietta. E così, col passare del tempo, strofina e ristrofina, turista dopo turista, foto dopo foto, ecco che la parte in questione è ridotta in questa maniera. Con tutte le cose interessanti da vedere a Verona, poi. Ma non si tocca solo con le mani, c'è chi arriva anche a fare altro. Ecco, complimenti. Esistono delle repliche della statua. Una nel porto di Chicago, una a Bangkok in Thailandia, dove fra l'altro è stato allestito un pacchianissimo Juliet Love Garden, dove si attaccano i lucchetti di moccia ed è stato ricreato addirittura un balcone di Verona, copia quindi di un balcone che era già un assemblaggio novecentesco. Ed un'altra copia a Monaco di Baviera, dove in quest'ultimo caso si è mantenuta l'abitudine di toccare. Altra statua molto famosa a venire palpata da tutti è la statua di Molly Malone a Dublino. Il simbolo forse di tutta Dublino. Si tratta infatti di una delle statue più famose di tutta la città e probabilmente di tutta la nazione. Molly Malone era una figura di dubbia esistenza storica, vissuta forse nel XVII secolo, che, citando Wikipedia, alternava il suo mestiere di pescivendola a quello di prostituta e che morì a causa del tifo o forse di malattie venere. Ecco, io non so cosa abbia portato alla decisione di erigere un monumento ad una figura di dubbia esistenza storica che alternava il suo mestiere di pescivendola a quello di prostituta e che morì a causa del tifo o forse di malattie venere. Comunque, trovo del tutto sconveniente che tutti quelli che visitano Dublino debbano necessariamente tastare con mano il seno di Molly Malone, che difatti risulta, come vedete, tutto consumato. Qui invece vedete tutte e due le tette, non solo una come Giulietta. Anche qui proprio a domani. Ok. Altro caso, andando a Parigi, quello del busto della cantante Dalida. Siamo a Montmartre e qui vedete il monumento qualche anno fa e qui in una foto più recente. E anche qui capite bene, il rituale è lo stesso. Stessa cosa più o meno capitata anche a Gertrude, la gorda Gertrude di Botero a Cartagena. In questo caso sia davanti che dietro, statua double face. Altro caso, cambiamo continente, andiamo in Cina. Qui vediamo il caso della statua di Yu il Grande insieme alla moglie. Anche qui c'è la tradizione di toccare. E chi tocca la gente? Tocca forse Yu il Grande? Ma nemmeno per idea. Toccano la moglie. E dove la toccano? Guardate anche qui dov'è la parte consumata. Da tempo sembra che le autorità del luogo si stiano lamentando di questa pratica, ritenuta giustamente irrispettosa nei confronti della cultura cinese. Ma in quale città della Cina è ubicato questo monumento che tutti toccano con le loro mani? Migliaia di persone tutti i giorni a toccare lo stesso punto? In quale città? Ma le statue raffiguranti donne non sono le sole ad essere prese di mira, no, anche gli uomini, anche statue di uomini,
Torniamo nel vecchio continente, qui siamo a Parigi, la statua in questione è quella di Victor Noir, il giornalista francese ucciso nel 1870 in circostanze un po' strane. Ah, dimenticavo, si tratta di una statua funebre, come vedete siamo in un cimitero, ma questo non ferma i numerosi visitatori che tutti i giorni strofinano la statua. Strofinano una zona particolare della statua. Quale? Ecco. Le immagini parlano da sole. Ecco, questa zona in particolare è consumata, in corrispondenza di questa protuberanza, perché effettivamente c'è una protuberanza, ma non è un errore di fusione dello scultore, ecco. E niente, si toccano in realtà, oltre alle parti intime, anche le labbra e i piedi della statua, perché secondo la tradizione, facendo questo rituale, si avrà un aumento della fertilità, una più fortunata vita sessuale, eccetera, eccetera. Anche gli uomini non si sottraggono a questo rito, come vedete, ma sembra comunque che la tomba sia più frequentata da donne, che a volte vanno anche al di là della semplice strofinata, ecco. Ma questa non è l'unica statua a cui vengono toccate le parti intime. Ce ne sono diverse, a dire la verità. Una di queste è la maestosa statua di Adamo al Time Warner Center di New York. Maestosa statua di Fernando Botero, e la statua di Botero ispirano in questo senso. Ecco, vedete qui le conseguenze, la zona consumata rimane quella. Poi, la statua di Cristiano Ronaldo a Madeira, una delle cose più brutte che abbiano... Ce n'era un'altra, avevano fatto una testa di CR7, quella sì era più brutta, va bene. E qui, mentre vedete i fan di Ronaldo che, insomma, fanno quello che devono fare, potrei sprecare battute di infimo ordine dicendo, che ne so, che la statua è stata eretta, perché in effetti è eretta, in onore del pallone d'oro, e che qui i palloni d'oro sono due, vabbè, battute da bar proprio, e per una statua che non toccherei nemmeno con un bastone di 3 metri. Oh, naturalmente in questo video sto prendendo in considerazione solo statue di figure umane. Nel prossimo video parlerò invece di tutte quelle statue dedicate agli animali che anche loro vengono toccate e strofinate da tutti. Ma le parti del corpo da toccare per consumare una statua possono essere molte. Nasi, gambe, braccia, orecchie, e a voglia. Prendiamo il caso dei piedi. Ce ne sono tanti. Sono tanti i casi in cui la tradizione vuole che si vada per qualche motivo a strofinare il piede della statua. Un caso celebre, quello della statua di San Pietro in Vaticano. E guardate che qui il caso diventa più serio. Non si tratta di una statua messa lì tanto per fare, tanto per attrarre un po' di turisti, né tantomeno una statua di recente fusione, cosa che non giustificherebbe comunque tutti gli sfregamenti. Qui siamo di fronte a niente meno che a un'opera di Arnolfo di Cambio, uno dei più importanti scultori di tutto il 200, ed è oltretutto conservato in un luogo, insomma, non dentro un centro commerciale, voglio dire, ma nella cattedrale più importante della cristianità. E da sempre, da quando si ha memoria, risulta che i pellegrini, quando passavano davanti alla statua, toccavano il piede di San Pietro. Tanto che adesso il piede è ridotto così. No, via, ma vi rendete conto? Cioè, io capisco la devozione, cioè no, non la capisco, però mi rendo conto che, diciamo, che per i fedeli toccare e baciare il piede della statua sia un atto di devozione nei confronti del primo papa. D'accordo, però si tratta comunque di un'opera d'arte preziosissima, che andrebbe quantomeno musealizzata. E lasciamo stare che per le festività viene anche addobbata e vestita come se fosse un mannequin pis qualunque. Ma insomma, se il Vaticano provvedesse a commissionare una copia, io non ci vedrei niente di male, ecco. Non penso che sia irrispettoso nei confronti di Pietro, anzi, ti fai una copia e così i fedeli toccano e baciano e strofinano il piede quanto vogliono, no? Altri casi in cui alle statue viene toccato il piede. Andiamo negli Stati Uniti, all'Università di Harvard, dove troviamo la statua di Harvard, appunto. Quando sentite dire, no, vado ad Harvard, non è che è la città Harvard, no. L'università prende il nome dal fondatore, John Harvard. E anche qui c'è la tradizione di strofinare il piedone di Mr. Harvard e toccarlo non solo con le mani, come vedete. Comunque, capite, essendo il fondatore della più antica istituzione universitaria degli Stati Uniti, c'è sempre il massimo rispetto della figura... Vabbè, questa è goliardia delle le confraternite, sapete, no? Si sa. Penso un po' a quello di prima che leccava, vabbè. Ma poi, se una cosa la fanno ad Harvard... Vuoi che non la facciano anche a Yale? E anche a Yale, altra celebre università statunitense, abbiamo la nostra bella statua seduta a cui bisogna toccare il piede portafortuna.
In questo caso il personaggio raffigurato non è il fondatore, ma ne è stato comunque il presidente, si tratta di Theodore Dwight Wolsey, e anche qui guardate che scarpa lucida. Altri piedi, la statua del filosofo Hume lungo il Royal Mile a Edimburgo, qui mi pare di intuire che la zona portafortuna si concentri nell'alluce, ma anche statue gigantesche, ecco qui la statua di Gregorio di Nona a Spalato. Altissima, come vedete, quindi l'unica cosa che si può toccare è il piede. Anche qui le attenzioni sono concentrate sull'alluce, che a quanto pare funziona come una lampada di Aladino, lo strofini ed esprime un desiderio. Oh, ci tengo a sottolineare che questo elenco è chiaramente un elenco parziale. Sono infatti tantissime le statue, note e meno note nel mondo, che sono sottoposte per un motivo o per un altro ai continui sfregamenti delle persone. A questo proposito, se ne conoscete altre, vi invito a scriverle qua nei commenti. Altra parte anatomica molto strofinata, il naso. Sono tantissimi casi di nasi di statue ritenuti portafortuna e naturalmente vengono toccati e di conseguenza risultano consumatissimi. Negli Stati Uniti è famoso il naso di questo monumento dedicato a Lincoln, amatissimo presidente, e anche lui, insomma, non viene risparmiato da quest'usanza. Ma dicevamo dei nasi, i nasi vanno per la maggiore. Ecco una breve carrellata. Il naso di Chopin a Palma di Mallorca. Il naso di Mendeleev a San Pietroburgo. Sempre a San Pietroburgo il naso del fotografo Carbulla. Il naso di Marin Drzic a Dubrovnik. Qui in Italia, a Napoli, il naso di Pulcinella, fino addirittura in Siberia, nella città di Tomsk, dove è tradizione toccare il naso della statua di Chekhov. Ma potrei andare ancora avanti perché a quanto pare il naso è una delle parti più strofinate in assoluto. Non solo nasi, piedi o tette, ma sono tanti, insomma, i monumenti a cui vengono toccate anche altre parti del corpo. Velocemente alcuni esempi: la barba del Caballero de Paris a L'Avana, le ginocchia della piccola principessa a Budapest. Sempre a Budapest la pancia del poliziotto obeso, la testa di Kumail il Guardone a Bratislava, le natiche delle ragazze del Crazy Girl a Las Vegas, a Bruxelles la statua di Everard Tissot-Claes, scusate la pessima pronuncia, a cui viene toccato un po' di tutto, fino al mignolino di Cristoforo Colombo a Torino, attrezzato in questo periodo anche per l'emergenza Covid, per la serie Tocchiamo in sicurezza. Il mio personale invito, se non l'avete ancora capito, è quello di non toccare le statue e più in generale nessuno dei nostri monumenti. E per disincentivare questa pratica voglio premiare uno di voi. Al primo che mi manderà una foto con uno dei monumenti visti nel video riceverà in regalo niente meno che la spilla di arte a Modino. Come deve essere la foto? Allora, ci dovete essere voi che non toccate la statua. Quindi, se vi siete fatti una foto, ora non pretendo a Wuhan o con la statua di Lincoln, però ad esempio con la statua di Giulietta a Verona. Ecco. Quindi, se vi siete fatti una foto con una delle statue che abbiamo visto nel video e non le state toccando, ripeto, non le state toccando, mandatela a questo indirizzo. Questo indirizzo qui, arteammodino@gmail.com. Il primo che manderà la foto riceverà in omaggio la splendida spilla, se la trovo, la splendida spilla di Arte a Modino. Eccola qui, va bellina. Proprio perché voglio premiare chi non pratica questa cosa, ecco, insomma. Bene, come sempre vi do appuntamento al prossimo video, nel quale forse mostrerò anche il vincitore del concorso, e vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube di Arte a Modino. Alla prossima!